Buongiorno, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio spacchettare un pacchettino che ho preparato. Vediamo se si intravede lì sul divanetto alle mie spalle, riuscite a vedere? Sono stata da Mondadori, al centro commerciale di Antegnate, e ho svaligiato il negozio. Ho preso davvero un sacco di libri e anche qualcosa di cartoleria. Tra l'altro trovo che alcune delle cose che poi vi farò vedere sono anche perfette come idea regalo last minute per Natale. Ad esempio mia sorella ama leggere, divora i libri, ha un sacco di librerie nella sua stanza piene piene di libri. Quindi quando devo farle un regalo con lei vado abbastanza sul sicuro, perché se non ho altre idee ricado sul libro, perché so che gli piacciono molto e davvero li divora. Quindi è un regalo super apprezzato da parte sua. Anch'io amo leggere, mi piace davvero tanto. Quando ero bambina leggevo davvero tantissimo, bambina ragazzina, leggevo davvero tantissimo. Adesso ho un po' poco tempo per poterlo fare. Una cosa che mi piace molto fare, che quando posso faccio, è quella di leggere prima di coricarmi a letto. Metto a letto e leggo circa un capitolo, poi dipende se ho poco tempo, leggo anche soltanto un paio di pagine, però è proprio rilassante, mi piace molto, ma ultimamente non ho proprio il tempo di farlo, purtroppo. Comunque, come vi dicevo, sono stata al centro commerciale di Antegnate, mi hanno invitata appunto da Mondadori. Io ho preso davvero tante cose, più che altro ho preso libri dedicati all'arredamento, ma va, ai viaggi, perché sapete che un'altra nostra passione miediste è quella di viaggiare. Ultimamente abbiamo leggermente accantonato i viaggi, in quanto abbiamo comunque sistemato casa, l'abbiamo arredata completamente, quindi abbiamo un attimo accantonato questa cosa, però è un'altra passione che ci accomuna e sicuramente nel corso, insomma, della nostra vita faremo ancora un sacco di viaggi, quindi ho preso anche dei libri inerenti a questo. Poi ovviamente qualcosa di cartoleria, perché mi faccio sempre tentare, non so se sono l'unica, ma quando vedo agende, agendine, pennine, tutte cose carine, cioè vorrei prendere tutto. Qui, come vi dicevo prima, ho preparato la shopper dove all'interno, guardate, ci sono davvero parecchie cose, e l'ho messo qui anche perché trovo che questo angolino, questa poltroncina con la lampada dietro, sia proprio perfetta come angolo lettura. Manca giusto una libreria, una piccola libreria magari da mettere qui, oppure più bassa da questa parte, magari una libreria bassa da mettere qui sotto la scala, per creare proprio una zona completamente di relax. Già così mi piace molto, però sto pensando di mettere una mini libreria quasi quasi qua. Devo dire che potrebbe starci molto bene. Però prima di mostrarvi lo shopping e i libri che ho acquistato, vi lascio alle clip che ho registrato al centro commerciale di Antegnate, perché come vi dicevo prima sono stata invitata da loro a visitare lo store di Mondadori e sono stata molto molto contenta, e quindi vi lascio alle clip. Ed eccoci qua, come vi dicevo, questo è tutto il bottino che ho fatto da Mondadori. Vado a togliere tutte le cose che ci sono all'interno per non fare disastri, poi vi faccio vedere bene tutto quanto. Guardate, piccolo spoiler, adoro tutto quanto. Allora, eccoci qua, mancano ancora due cosine. Questo libro è pesantissimo, ma davvero super pesante. Ed ecco qua, e poi c'è un'altra cosina che non c'entra con i libri, ma che ho preso sempre da Mondadori per ste. Dopo vi faccio vedere.
ho accantonato momentaneamente le cose dedicate alla cartoleria. Prima vi faccio vedere i libri che ho scelto per la categoria viaggi e l'arredamento. Come avete visto dalle clip, ci sono tantissimi libri, c'è una vastissima scelta. Per i viaggi ho scelto questi. Non ho voluto la classica guida solita che siamo abituati a vedere, ma ho preferito un libro più fotografico come questo, Meraviglie del mondo. All'interno di questo libro ci sono 101 luoghi straordinari da poter scegliere, insomma, da sfogliare per poi decidere quale di questi visitare. Ci sono posti davvero bellissimi, ad esempio la foresta amazzonica, insomma c'è davvero di tutto. Guardate che belle poi queste fotografie di cascate del Niagara. Quindi questo l'ho preso più che altro per sfogliarmelo e per trovare delle mete pazzesche da visitare. Guardate anche questo, che spettacolo. Poi ci sono un sacco di informazioni, come ad esempio qui ti consigliano quando andare, come arrivarci, trasporti interni, insomma ci sono davvero tanti consigli utili, i budget, quindi se un budget ridotto, dove andare, dove alloggiare, in base insomma al budget che avete, cosa mangiare, c'è proprio la categoria anche pasti qui abbiamo i migliori itinerari per 3 giorni oppure per 9 giorni se volete fare un viaggio più completo. Insomma, trovo sia una guida generica molto interessante, quindi non me la sono fatta scappare. Un posto che mi piacerebbe visitare tantissimo è il Grand Canyon. Mi piacerebbe proprio dedicare un viaggio solo ed esclusivamente ai parchi americani. Semplicemente sfogliandolo viaggio mentalmente all'interno di questi meravigliosi paesaggi, città, uno più bello dell'altro, davvero. Questo libro è davvero qualcosa di spettacolare, l'ho preso proprio perché a me piace tanto sfogliare le guide dedicate ai viaggi, però non volevo una guida dedicata a un posto in particolare o comunque a uno stato in particolare, ma volevo qualcosa di generico e quindi ho scelto questo, appunto, Le meraviglie del mondo. E tra l'altro la copertina è anche molto molto carina, che penso proprio di lasciarlo a vista come complemento d'arredo per la casa, che ogni tanto poi andrò a sfogliare per scegliere la nostra prossima meta. Questo trovo che sia un regalo fantastico per chi è appassionato di viaggi, proprio perché all'interno di questo libro si trovano tante mete, tanti posti spettacolari e quindi una persona appassionata di viaggi sicuramente adorerà questo regalo. Poi l'altro libro che ho scelto dedicato alla categoria viaggi è stato questo. Io che amo New York non potevo non prendere un libro dedicato a New York, però anche in questo caso non sono ricaduta sulla classica guida, perché comunque a New York ormai ci siamo già stati 3 volte, quindi possiamo dire che la conosciamo abbastanza bene. Volevo qualcosa di un pochettino più diverso e di questo mi è piaciuto tanto lo stile, l'ho trovato molto originale. Adesso vi faccio vedere. Questa è la copertina che mi piace tantissimo, New York Mania di Elisabetta Cirillo. Guardate l'interno come è fatto. È sì una guida dedicata a New York, però è particolare perché ci sono tutte queste illustrazioni, questi disegni davvero bellissimi. Guardate che spettacolo. E all'interno di questo libro trovate un sacco di consigli dedicati a questa meravigliosa città. Ad esempio, dove alloggiare, l'assicurazione sanitaria. Però vedete come è fatto tutto molto molto carino, con tutti questi disegni. È davvero super originale per quanto mi riguarda. E se conoscete qualcuno che ama New York, che vorrebbe starci, che non c'è mai stato, questo secondo me è un libro da regalare, perché è davvero fatto molto bene. Un'altra cosa che mi piace molto, guardate qui, vi fanno vedere cosa mettere in valigia, le cose essenziali da portare, e queste illustrazioni sono davvero bellissime. Come vedete non è semplicemente una guida, una classica guida tradizionale che vi dà i consigli su dove alloggiare, cosa mangiare, eccetera, ma è presentato anche sotto forma di libro, racconta proprio una specie di storia dedicata a New York, ad esempio anche come superare il jet lag, quindi il fuso orario, eccetera. Cioè io lo adoro, mi sono follemente innamorata di questa... di questo libro appena l'ho visto. Ad esempio il City Pass è un pass che vi consiglio assolutamente di acquistare se è la prima volta che andate a New York. Noi la prima volta che ci siamo stati lo abbiamo preso ed è stato fondamentale, perché all'interno di questo City Pass ci sono praticamente c'è l'ingresso di tantissime attrazioni che sono fondamentali da visitare almeno la prima volta.
e racconta proprio tante tante cose dedicate a New York. Adesso ve lo sfoglio velocemente, cioè guardate che spettacolo questi disegni, non vedo l'ora di leggermelo tutto, perché adesso l'ho semplicemente sfogliato, guardato un po' le illustrazioni, però è proprio un libro da leggere a tutti gli effetti e non vedo l'ora. Come avete visto è un libro davvero originale, mi sono innamorata di questo libro proprio per questo. Poi vabbè, amo New York, quindi c'è tutto ciò che rappresenta New York, mi piace molto. Per chi come l'autrice o come me ama New York in modo incondizionato, chi c'è già stato o sogna di andarci, per i viaggiatori in poltrona o per chi sarà presto in volo verso la Grande Mela. Infatti, come vi dicevo, secondo me questo è un regalo bellissimo da fare a chi ama New York o chi sogna di andarci un giorno. Passiamo adesso alla categoria arredamento. Ho scelto due libri. Uno è un libro vero e proprio da leggere, mentre l'altro invece è un libro molto di ispirazione, che è questo qui, Mille idee per abbinare i colori, la guida completa all'uso dei colori. Perché molto spesso quando si arreda una casa non si pensa a come abbinare i colori, quindi si acquistano le cose separatamente, poi si buttano all'interno di una stanza e si crea un caos totale, perché tanti colori insieme cozzano l'uno con l'altro e quindi l'ambiente non è più poi così carino. Io ad esempio avevo le idee molto chiare, sapevo di volere una casa luminosa, quindi ho scelto il bianco come colore principale e volevo ottenere una casa comunque dai colori neutri, quindi poi ho inserito il colore legno, ho inserito un po' di grigio, diverse tonalità di grigio, grigio chiaro, grigio un pochettino più scuro, e in quest'ultimo periodo sono un po' fissata con l'azzurro, quindi ho inserito anche dei complementi d'arredo azzurri. Però è importante fare degli abbinamenti di colore che stiano bene l'uno con l'altro. I colori sono tanti, a tante persone piacciono i colori all'interno della casa. Io ripeto, amo, cioè preferisco i colori neutri, però c'è chi giustamente ama magari avere il divano rosso. E all'interno di questo libro, adesso comunque vi faccio vedere meglio, ci sono tantissime idee su come abbinare i colori l'uno con l'altro. Vi faccio vedere meglio quello che intendo. Allora, qui ci sono un sacco di palette colori, come potete notare, quindi voi scegliete la palette colori che più vi piace e andate a vedere gli esempi che vi propongono all'interno del libro. Ci sono davvero tantissime palette, dai colori neutri ai colori più caldi, sul rosso, sul giallo, i colori pastello, insomma c'è davvero tantissima scelta. Ad esempio qui abbiamo una palette sui toni del blu, vedete ad esempio questa cucina come è in armonia, i colori sono proprio in armonia, e qui abbiamo una palette su, appunto, sui toni del blu in diverse tonalità, e sul bianco e sul panna. In realtà, oltre a ispirarvi per quanto riguarda l'arredamento, vi fanno vedere anche come abbinare i colori per quanto riguarda ad esempio i dolcetti, comunque delle feste, se avete magari delle occasioni speciali, un matrimonio, un battesimo, vi fanno vedere anche come abbinare i colori per quanto riguarda i party. Questa ad esempio è una palette sui toni del grigio, più o meno come colori sono simili a quelli che ho qui a casa, manca un po' il colore caldo del legno, anche se poi qui lo vedo riprodotto all'interno della fotografia, nella credenza, nel pavimento, però più o meno insomma io mi sono orientata su una palette di questo tipo. Anche questa è una palette colori che si avvicina molto ai colori che ho scelto per la mia casa, come vedete c'è il bianco, ci sono diverse tonalità di legno, e da qua davvero si possono prendere un sacco di ispirazioni. E l'altro libro che ho scelto è dedicato alla categoria arredamento, è questo, è da un sacco di tempo che lo volevo leggere, alla fine mi sono decisa e l'ho preso, è il libro di Marie Kondo, Il magico potere del riordino, il metodo giapponese che trasforma i vostri spazi e la vostra vita. Sapete che mi piace avere la casa sempre in ordine, quindi questo trovo che sia un libro perfetto per me. Ho letto molte recensioni positive dedicate a questo libro, quindi sono davvero curiosissima di leggerlo. È un libro molto 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 sottile, quindi è veloce da leggere e non vedo l'ora di scoprire tutti i consigli di Marie Kondo. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete letto, se vi siete trovate bene, se vi è stato utile in qualche modo. E passiamo adesso alle cose di cartoleria. Ho preso ovviamente l'agenda di Mr. Wonderful, perché dovete sapere che da Mondadori
trovate Mr. Wonderful. Mr. Wonderful è un brand che realizza agende e articoli da cartoleria davvero bellissimi e stupendi. Io ormai utilizzo le loro agende da circa 3 anni, 3 anni abbondanti, sì, e mi ci trovo benissimo. Questa è l'agenda giornaliera, però volendo potete trovare anche la versione settimanale o addirittura quelle più piccoline. Per quello che serve a me, ho bisogno di un'agenda in A4 come questa e un'agenda giornaliera per appuntarmi tutto, perché altrimenti poi mi dimentico le cose. E la copertina di questa nuova agenda del 2020, perché parte da gennaio 2020, è davvero super motivazionale, perché c'è scritto: ti aspettano una valanga di successi strepitosi. Speriamo bene, incrociamo le dita. Comunque è tutta rosa, bellissima, e all'interno di queste agende ci sono sempre un sacco di stickers, di cose carine. E le ultime due cose che ho preso, sempre di... no, una non è di Mr. Wonderful, questa è di Legami, o Legami, non so in realtà. Comunque è un planning settimanale, tutto rosa con il pandino qui nell'angolo, bellissimo. Questo lo utilizzo tantissimo sempre per appuntarmi le cose e lo tengo praticamente sotto il computer accanto alla tastiera del PC, proprio perché altrimenti mi dimentico qualsiasi cosa, quindi mi appunto sempre tutto o semplicemente vado a scarabocchiare se devo prendermi soltanto un piccolo appunto, mentre l'agenda la utilizzo più per le cose specifiche, gli vari appuntamenti e quant'altro. Poi, per contenere tutte le mie cose fiscali e tutto quanto, ho preso questa cartella d'anelli di Mr. Wonderful. Questa è bellissima. Qualunque giorno è il migliore per iniziare con il tuo programmatore. E adoro i disegni, la grafica di Mr. Wonderful. Poi ho preso da regalare a mia sorella questo block notice fatto sotto forma di bullet journal. Infatti ci sono tutti i puntini, non so se riuscite a vedere dall'inquadratura. Mia sorella è molto brava a disegnare, gli piace tanto prendersi cura della propria agenda e le piace farla da sé, quindi le ho preso questa per lei, che mi è piaciuta molto, con il panda unicorno, con tutti questi glitter, e all'interno è completamente bianca proprio perché è da personalizzare, cioè dovete scrivere tutto. Se volete fare un'agenda stile bullet journal, praticamente dovete scrivere qualsiasi cosa, dalla data al giorno al mese, proprio tutto, compilarla in ogni sua parte. Io non ho il tempo di farlo e non ho tutta questa pazienza, quindi l'ho presa già fatta, ma so che a lei piacciono molto, quindi le ho preso questa, che è sempre di Mr. Wonderful. Ho finito di farvi vedere tutte le cose che ho preso da Mondadori. Anzi no, adesso non mi viene in mente, no, mi sono dimenticata di farvi vedere questa alla fine. Questa l'ho presa per sé. È una bottiglia da tenere in ufficio, visto che lui di solito si porta l'acqua, semplicemente l'acqua, in ufficio. Ho pensato di prendergli una bottiglietta personalizzata, non in plastica, fondamentale questa cosa. E sempre di Mr. Wonderful, infatti, oltre alle agende, alle cose di cartoleria, ci sono anche degli oggettini come questo, oltre alle tazze, comunque dalle clip avete visto. E per lui ho preso questa bottiglia tutta blu che mi piace molto. Sicuramente la utilizzerà molto, proprio perché so che in ufficio è sempre la bottiglietta vicino al computer, però d'ora in poi non avrà più quella di plastica. Detto questo, vado a riordinare tutti i libri che ho qui alle spalle, e sicuramente l'agenda adesso la porto subito dove ho il computer, così organizzo tutto per bene. Anche le agende sono, secondo me, un'idea fantastica come regalo di Natale, in quanto dopo pochi giorni, praticamente l'anno nuovo, tante persone utilizzano le agende per segnarsi tutte le cose, i vari appuntamenti, per non dimenticarsi nulla, quindi anche quella è un'idea, regalo molto molto carina per quanto mi riguarda. Io amo le agende, come vi dicevo, da quando ho iniziato ad utilizzarle, ho preso la buona abitudine di usarle, riesco a programmarmi molto meglio la settimana, il mese, perché tante volte ho dimenticato degli appuntamenti, e quindi da quando ho l'agenda questa cosa non succede praticamente più. E
Nulla, spero che questo video vi sia piaciuto, vi sia stato di compagnia, di ispirazione. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se anche voi amate acquistare libri dedicati all'interior design e poi utilizzarli anche come complemento d'arredo appoggiati semplicemente sopra un mobiletto. Io adesso andrò subito a farlo e penso di metterli qui sul mobile della TV. E fatemi anche sapere se voi amate leggere. Io, come vi dicevo all'inizio del video, adoro leggere, ma purtroppo non ho il tempo di farlo molto molto spesso come vorrei. Comunque ringrazio ancora tantissimo il centro commerciale di Antegnate per avermi invitato nello store di Mondadori e avermi fatto scoprire tutti i loro libri, le loro novità. Poi io ho scelto quelli che più preferivo. Vi mando un bacione, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi video. Alla prossima, ciao!